Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Come ben saprete, se mi seguite, io ho il mio piccolo impianto fotovoltaico che mi sono autocostruito nel tempo, un pezzetto alla volta. Potete vedere i vari progressi che ho fatto nei video che ci sono sul mio canale, quindi pannelli, batterie, inverter, regolatore di carica. Tempo fa avevo fatto anche un prototipo di generatore eolico che funzionava. Dopo dovrei ancora farne uno più in grande, sto cercando il motore giusto per poterlo mettere insieme. L'impianto funziona, necessiterebbe di altri upgrade per potenziarlo più che altro, perché funziona bene, però ovviamente per far andare tutta quanta a casa e essere indipendenti dalla rete ci vuole più potenza, più autonomia, diciamo. Però un piccolo passo alla volta, andiamo avanti. Nel video di oggi voglio mostrarvi un oggettino che può essermi utile e può essere utile anche a voi, sia in casa che fuori casa, per esempio in un orto dove non abbiamo corrente, in un giardino dove non abbiamo corrente a portata di mano, o anche in vacanza, in campeggio, camper, in spiaggia. Ma direi che basta chiacchiere, andiamo a vedere di cosa stiamo parlando. E stiamo parlando della Power Station da 300 watt della Vevor. Io ho già provato altri prodotti Vevor e mi sono sempre trovato molto bene. Questa mi tornava molto comoda e quindi ho voluto provarla. Abbiamo il libretto di uso. Qui abbiamo la power station e qui abbiamo i cavi per caricarla. Quindi con un caricabatterie, che ovviamente può essere collegato alla rete di casa, può essere collegato a un inverter del fotovoltaico o può essere anche collegato direttamente alla 12 o alla 24 volt. Per esempio, io inizialmente avevo e ho tuttora una linea dedicata solo a 12 volt, posso metterla in carica anche solo alla 12 volt senza dover per esempio convertire l'energia con l'inverter, quindi portarla alla 230 per poi ributtarla all'interno di questa power station, quando si può già mandargliela direttamente a 12 volt con conseguente anche minor spreco di energia. Dicevamo che la power station è veramente molto bella, anche esteticamente. Peserà 2-3 kg, quindi non è neanche tanto ingombrante. Vedete la grandezza più o meno di una mano, poco più. E ha diverse funzioni veramente interessanti. Innanzitutto, tenendo premuto il tasto qui al centro, si accende. E qui possiamo vedere che abbiamo la percentuale di carica della batteria, che in questo momento è al 92%. Qui possiamo abilitare le USB per quanto riguarda sia l'in e out. Abbiamo due porte Type-C da 100 watt e da 27 watt e abbiamo due USB 3.0 che funzionano in uscita. Qui abbiamo l'input 12-24 volt che può essere, come dicevamo, collegato con l'alimentatore fornito in dotazione. Per esempio, ora lo colleghiamo in carica alla rete e vediamo che qui ci dà un po' di informazioni, si sta caricando, dice quanti watt stanno entrando e quanti minuti stima per terminare la carica. Al centro qui abbiamo una presa Schuco che si abilita con il tastino qua di fianco, dalla quale possiamo prelevare corrente a 230 fino a un massimo di 300 watt. Da questa parte abbiamo le uscite in DC, quindi possiamo prelevare con la presa accendisigari la 12 volt con anche il cavetto dato in dotazione, oppure da 12,8 volt a 16,5 volt con questi spinotti 10 A in totale. Sul lato abbiamo una comoda luce che può aumentare di intensità oppure lampeggiare fino poi a spegnersi. Sull'altro lato c'è una ventola di raffreddamento per se si dovesse riscaldare. E sul posteriore abbiamo tutte le specifiche tecniche. Ora mi direte, 300 watt sono un po' pochini, cosa ci puoi fare? Allora, sono pochi se noi lo consideriamo come un generatore di emergenza, perché 300 watt utensili che possiamo attaccarci sono veramente pochi. Però c'è anche questo discorso, visto che tanti dei nostri utensili funzionano a batteria, io personalmente ho convertito tanti dei miei utensili a batteria, i caricabatterie per le batterie variano da un minimo di 30 a un massimo di 100 watt. Quindi praticamente posso caricare tutti i miei utensili a batteria. Se io carico questa quando c'è tanto sole, posso utilizzarla come fonte di accumulo praticamente.
e posso ricaricare le batterie dei miei utensili collegandole poi alla power station. E quindi fondamentalmente potrei far andare tutto quanto il laboratorio, visto che buona parte dei miei utensili sono a batteria, caricandoli dalla power station. Posso caricarci anche le e-bike, perché sia la mia e-bike che quella di mia moglie, i caricabatterie, vi mostro quello di mia moglie, per esempio, vedete che abbiamo 100 watt di assorbimento massimo, quindi qui questo ne può dare al massimo 300, quindi volendo io, se immagazzino l'energia dal mio impianto all'interno della power station, posso poi collegarci l'e-bike di mia moglie e trasferire questa energia nella batteria dell'e-bike. La comodità è appunto che questa power station può essere collegata direttamente al fotovoltaico con questo spinotto 12-24 volt. Facciamo quindi una prova a caricare, per esempio, una batteria dell'elettrosega. Allora, colleghiamo la spina del caricabatterie, vediamo che è già abilitata perché è accesa la luce, così la disabilitiamo e ripremiamo, l'abilitiamo e qui appare una scritta che ci indica che è abilitata. Dopodiché inseriamo la batteria, il caricabatterie sta caricando perché è passato sul rosso, qua ci dice cosa sta assorbendo in questo momento, 17 watt, perché la batteria è quasi carica. Questo caricabatterie può arrivare ad assorbire fino a un massimo di 110 watt, quindi ci stiamo ampiamente dentro. Volendo, mettendo una prolunghina con una o una doppia qui, potremmo metterne in carica anche due, tanto 110 per 2 sono 220 watt e siamo comunque ampiamente all'interno del nostro range di carica. Cercando nei miei utensili, non a batteria, ho trovato il multiutensile che rientra nei 300 watt. Ora, per curiosità, vediamo se collegandolo si accende e funziona. Quindi è acceso, collegato. Vedete, questo ha praticamente un massimo di 300 watt di assorbimento. Qui, accendendolo, è arrivato ad assorbirne 180-190, poi quando andrà sotto sforzo arriverà a un massimo di 300. Ma vedete che funziona, quindi se ci serve utilizzare qualche utensile che rientra nel massimo che può erogare, possiamo collegarlo e abbiamo comunque la possibilità di avere la corrente dove non l'avremmo. Anche all'aperto, se vogliamo collegare un proiettore, un computer portatile da lasciare in carica, semplicemente si porta dove serve e si può utilizzare. Se mi seguite sapete anche che io ho una casa al mare che utilizzo solo d'estate, quindi non c'è la 230 e quando ci vado mi porto il necessario per essere indipendente e avere modo di caricare telefoni, di accendere qualche luce, il computer portatile e avere anche modo di tenere in fresco le cose. Gli altri anni l'ho sempre fatto in modo abbastanza artigianale, d'ora in avanti potrò farlo con questa power station che collegherò sempre al pannellino solare che mi porto dietro e ci posso collegare anche il frigorifero della Vevora, appunto, che ho preso tempo fa e funziona sia a 230 che a 12 volt. A tal proposito, proviamo a collegarlo. Questa è l'accendisigari che si può collegare al frigoriferino perché può essere collegato anche alla macchina. Oltretutto, noi passiamo anche tanto tempo comunque in giro in macchina. Avere la possibilità di avere un frigorifero nel bagagliaio, e questo è un frigorifero con compressore, quindi non uno di quelli con le celle di Peltier che diciamo non sono molto efficaci. Questo qui fa anche da congelatore. Andate a guardarvi il video dove ve ne parlo se vi interessa. Andiamo a abilitare la presa accendisigari e ad accendere anche il frigorifero. Non so se si sente, è partito il compressore, quindi sta incominciando a raffreddare, e qui possiamo vedere cosa sta assorbendo in questo momento, 34 watt, e dice che abbiamo un'autonomia di 7-8 ore in funzione di quanto sta assorbendo in questo momento, con un 91% di carica. Quindi considerate che se io lo porto al 100% durante il giorno e voglio lasciarci collegato il frigorifero la notte, per esempio, tutte le ore della notte io posso tranquillamente, poi staccherà anche a un certo punto, perché non è che il frigorifero va sempre. Si riattacca solo quando la temperatura sale. Quindi tranquillamente tutta quanta la notte mi tiene in fresco quello che c'è all'interno e semplicemente collegandolo alla power station senza bisogno della 230.
Questa è un'ottima cosa, davvero. Tornando al discorso fotovoltaico, qui ci troviamo nell'area in cui c'è il mio inverter, dove praticamente arrivano i collegamenti dai pannelli, ci sono le batterie e parte la corrente che va in casa e che rimane qui nel laboratorio. Possiamo ovviamente collegare direttamente questa power station alle batterie che abbiamo qui, oppure anche in casa posso fare la stessa cosa. La carica sarà leggermente più lenta, poi in questo momento è sera, quindi non c'è sole, però ancora un po' di luce, però si carica lo stesso. Vedete, adesso stanno entrando 30, 32, dipende ovviamente, è variabile la cosa, però circa un 30 watt. Qui dovrebbe stare a significare che manca un'ora alla carica completa. Dopo ovviamente è una stima. Comunque è una cosa fattibile. Basta lasciarla in carica in un momento in cui non abbiamo un consumo, che comunque capita durante il giorno, di non avere bisogno della corrente del fotovoltaico, possiamo immagazzinarla e tenerla da parte per quando ne avremo bisogno e portarla anche dove ci serve. Quindi, per rispondere alla domanda che sicuramente mi farete nei commenti, ma ne vale la pena per i soldi che costa acquistare una power station del genere? Ebbene, secondo me, se avete la possibilità di ricaricarla con dei pannelli solari, anche solo un pannellino da 100 watt che me la ricarica gratuitamente, sì, perché può esservi comodo soprattutto all'esterno di casa. Io lo userò sia in casa che in giardino e quando sono in vacanza. E ovviamente non la caricherò mai con la rete, la caricherò con i pannelli solari. È comodo anche per le modalità di ricarica, perché può essere caricato 3-4 ore con un pannello solare da 120 watt. Con l'autonomia che abbiamo a disposizione, possiamo ricaricarci più di 50 volte uno smartphone. Possiamo alimentare una lampada da 20 watt per più di 13 ore, alimentare un portatile per più di 4 ore e anche un televisore per quasi 4 ore. Ed eccola qui, finché non andiamo in viaggio, è in zona divano con il suo spinottino in carica. Piano piano si carica e quando ci serve la corrente la preleviamo completamente gratis. I prodotti Vevor sono di ottima qualità, ne ho già provati diversi, non mi hanno ancora deluso, quindi ve li consiglio. Se il video vi è piaciuto, lasciatemi un mi piace, commentate cosa ne pensate nei commenti qua sotto, condividete il video con i vostri amici, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e noi ci vediamo in un prossimo video. E a me non resta da fare altro che salutarvi e augurarvi buon fai da te a tutti.